scritto sul titolo. Lui a Milano era presente, l'ha anche dichiarato, perché il titolo è una chiappa like, cioè ve lo dico, anche perché la Baliva c'è un romanzo, ma figura di sì che gli ha scritto. Quindi allora detto, partiamo così, pensiamo un attimo all'aspetto commerciale. E quindi l'aspetto commerciale, io mi sono come la lavatrice, ti strappo un sorriso. In realtà la lavatrice è la coperta di Linus di Lara, è il pezzo, l'oggetto che lei lega ad una storia passata e qualche storia che arriverà. Ecco perché nel prologo si capisce da subito, amore, si capisce da subito, dice Yamma Bella, questa casa non ci merita. Quindi in realtà non, Lara non fa mai una classificazione in base alle lavatrici. Non è un'offesa. Non è assolutamente un'offesa, anzi, letto sì, ecco perché mio marito si è arrabbiato, perché mi ha detto questo titolo sminuisce il romanzo invece, dove dà anche tanti messaggi. Però il messaggio... sembra un libro per sue donne, invece c'è lei che lo leggerà, le piacerà, lo regalerà a tutti i suoi amici maschi. E tutti i maschi, io sul secondo titolo... Ci hai pensato? Io, ma io dirò, viva i uomini, vi amo tutti. Io volevo chiederle, qual è la parte migliore di lei che ritroviamo in questo libro? E poi qual è... La parte peggiore pure. E poi qual è il rapporto che c'è tra la trasformazione di Lara, diciamo dall'adolescenza all'età più adulta, sì, e la sua trasformazione dall'età più giovane agli ultimi anni fino ad oggi? La prima domanda che era la parte migliore. La parte migliore è sicuramente la determinazione e la voglia di andare avanti, di credere sempre nell'amore. E lei, ora c'è anche il mio prete, Don Francesco, qui, Francesco, prendete l'applauso, un prete fa sempre bene, la benedizione. Grazie a questi rosari che diceva con la nonna, e anche quell'aspetto lì, insomma, mamma, è un romanzo, mamma, è un romanzo, della la nonna è un romanzo, mamma. Un applauso alla mamma. Un applauso. Mamma, è un romanzo. Esatto. E quindi c'è anche questo suo essere legata molto alle tradizioni, e questa è una cosa che fa parte anche di me, insomma, l'avete visto, le persone con le quali lavoro arrivano da Versa, e forse non so se è un caso oppure no. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, qual è il rapporto tra la trasformazione del personaggio di Lara e la sua trasformazione? Esatto, è indubbio che Lara sia Caterina, e Caterina sia un po' Lara, ecco, perché comunque scrivere un romanzo è difficilissimo. Io ho fatto una scuola di scrittura per 6 mesi quando non lavoravo ed ero incinta, è proprio basata per poter imparare a scrivere un romanzo, ed è molto complicato, molto difficile, e da sola non ce la puoi fare, perché vabbè, non sei Walter City o non so, qualche altro scrittore moderno, contemporaneo, e quindi c'è molto di me, altrimenti non sarebbe stato il mio romanzo. Quindi sicuramente il partire dalla provincia napoletana, arrivare a Roma e poi andare a Milano, certo non avrei mai pensato di presentarlo quando sono tornata a Roma. Questo era un fuori programma. Altra domanda? Dimmi. La parte peggiore? Beh, la parte peggiore è che comunque è una testarda, è una...